prolattinomi, cosa sono i prolattinomi? Sono il tumore ipofisario più frequente. Colpiscono le giovani donne con il microprolattinoma, quindi con l'adenoma ipofisario piccolo. Colpiscono soprattutto l'uomo in età adulta i macroprolattinomi, cioè i tumori maggiori di un centimetro. Perché questa distinzione? Questa distinzione è importante perché gli obiettivi della terapia sono diversi. Nel paziente giovane, uomo o donna, il sintomo del prolattinoma è il disturbo mestruale o la disfunzione erettile a seconda del sesso. Mentre nel paziente adulto il prolattinoma si presenta come adenoma voluminoso e quindi accanto ai sintomi endocrinologici legati alla produzione di una quantità esagerata di prolattina e ai danni che questa produce, ci sono anche i sintomi legati alla presenza del tumore ipofisario, che in questi casi può essere voluminoso e quindi dare disturbi visivi, cefalea, insomma disturbi di tipo neurologico. La terapia dei prolattinomi non è differente sia che siano micro sia che siano macro, perché ci sono dei farmaci molto efficaci che sono i farmaci dopaminergici. I farmaci dopaminergici controllano la produzione di prolattina da parte del tumore e l'abbassamento dei livelli di prolattina permette al paziente in età fertile di recuperare la funzione sessuale, e nel paziente invece affetto da tumore voluminoso il controllo del tumore, la scomparsa del mal di testa, dei disturbi visivi e il recupero dei sintomi che lamentava l'esordio. Una novità di questi ultimi anni è la possibilità di curare il prolattinoma micro e macro, quando questo ha certe caratteristiche, con la chirurgia. La chirurgia permette l'asportazione radicale del tumore e quindi la guarigione del paziente, mentre al contrario la terapia medica, che pure è molto efficace, non permette la guarigione, ma solamente il controllo della malattia, e quindi il paziente deve continuare ad assumere le pastiglie, le medicine.